Come facciamo a sapere che ciò che abbiamo di fronte agli occhi, ciò che sentiamo con le nostre orecchie, sia di fatto qualcosa di reale? Come possiamo invece negare che tutto possa essere invece solo frutto della nostra fantasia? Una fantasia inconscia, una produzione inconscia del mondo. Quando apro gli occhi lo creo, lo produco, lo invento letteralmente, ma non essendone consapevole, credo che sia ciò che ho di fronte, credo che sia ciò che effettivamente esiste indipendentemente da me. Provate a pensarci, non abbiamo in nessun modo la possibilità di prendere posizione. Esiste un mondo fuori di noi? Esiste ed è esattamente quello che vediamo? Oppure, soluzione kantiana, esiste ma è modificato dalle nostre categorie, dallo spazio e tempo? Oppure, soluzione successiva, non esiste nemmeno ma è inventato, prodotto da una specie di immaginazione produttiva inconscia, no? Che non consapevolizziamo, che non coscientizziamo, si direbbe in psicologia, che quindi, e di cui quindi non siamo consapevoli. Tenete conto che in questa terza possibilità la situazione diventa inquietante anche dal punto di vista del rapporto con gli altri, perché se tutto ciò che io ho di fronte agli occhi lo sto inventando anche voi, e dunque in realtà voi non esistete, cioè, siete solo frutto della mia fantasia. Credo che qui non siate in molti ad essere convinti di questa idea e ad essere contenti dell'idea di non esistere, ma lo stesso ragionamento lo potreste fare anche voi nei miei confronti, nei confronti del vostro prossimo, di tutto quello che vedete, dai banchi, le sedie, le persone, la natura, le porte, i muri. Insomma, sulla esistenza effettiva delle cose il dubbio resta enorme, e capite che Kant, avendo posto l'idea di un mondo che, se non altro modifichiamo, ma che ha una sua consistenza ontologica, cioè una sua esistenza, se non altro rappresentava, diciamo, la posizione più moderata e in qualche modo quella più rassicurante, perché permette all'uomo di non sentirsi un puro essere allucinato, no? che appunto semplicemente inventa le immagini che ha di fronte. Lo spazio e tempo, allora, sono dentro di noi o sono fuori di noi? Kant è il primo, anche se c'erano stati dei suggerimenti precedenti da Leibniz a Hume, una serie di filosofi che avevano preparato questa strada, Kant è il primo a sostenere, a proclamare in modo definitivo che spazio e tempo non esistono fino a prova contraria. Cioè, quello che noi crediamo essere il tempo, se ci pensate bene, non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai percepito, nessuno percepisce il tempo. Ma semmai percepiamo le cose nel tempo. C'è la famosa, c'è il famoso esempio di Hume a questo proposito, quando Hume dice: quando io sento cinque note in una successione, do, re, mi, fa, sol, suonate da un flauto, le cinque note e la successione sono tutte percezioni, e dunque io ho sei percezioni, cioè percepisco do, re, mi, fa, sol più la loro successione, oppure percepisco solo do, re, mi, fa, sol in successione. Evidentemente è la seconda, cioè noi non percepiamo la successione come una percezione a sé, noi percepiamo le singole cinque note in successione. Siccome la successione è tipica della struttura del tempo, in realtà questo significa che noi quelle cinque note le sentiamo distribuite nel tempo, ma non stiamo percependo il tempo, stiamo percependo note nel tempo. Allora il dubbio è che, non avendo mai percepito tempo, e così non avendo nemmeno percepito spazio, pensateci un attimo, noi non stiamo percependo uno spazio in questo momento, stiamo percependo una stanza fatta di muri, e questa stanza è a sua volta in uno spazio, per esempio in questo cortile, in questa strada fatta di case e di muri, anche questi, strade, eccetera, asfalto e mattoni, ma anche questo è inquadrabile in uno spazio. Lo spazio come dimensione generale non lo percepiamo, percepiamo tutto nello spazio. Quindi era questo che aveva suggerito Kant, probabilmente, fino a prova contraria, spazio e tempo non esistono, nel senso che non hanno una realtà oggettiva fuori di noi, ma sono il modo con cui noi percepiamo le cose. E quindi immaginate, e finisco l'aiutino per quelli che non avevano sentito l'anno scorso, immaginate una specie di coppia di assi cartesiani, spazio e tempo, una specie di filtro in cui noi inquadriamo tutto ciò che percepiamo.
tutto ciò che percepiamo, riceve da noi una collocazione spazio-temporale. Ma lo facciamo noi in quanto uomini, secondo me. Non è detto che lo facciano le capre, i castori, gli extraterrestri. In realtà questi esseri viventi potrebbero avere tutto un altro modo di percepire e poi di pensare, categorizzare le cose, ammesso che altri esseri viventi categorizzino le cose. Noi le inquadriamo spazio-temporalmente, in uno spazio-tempo che è nella nostra testa e non è fuori di noi, non è fuori dalla testa, e poi le distribuiamo secondo le categorie mentali, tutti nello stesso modo, perché tutti siamo fatti così. Tutti noi uomini abbiamo spazio, tempo e categorie come forme innate della conoscenza da quando siamo nati. Quindi, quando il bambino apre gli occhi per la prima volta e fa il suo primo vagito, già sta in qualche modo attivando spazio, tempo e categorie. Logicamente in modo inconscio, non c'è un pulsante per spegnere e accendere, altrimenti potremo spegnere e vedere la realtà com'è effettivamente al di là del nostro modificare spazio-temporalmente, ma questo lo possiamo fare. Fichte, con CH, filosofo che nasce nel 1762, molto più giovane di Kant, in un piccolo paesino tedesco, un paesino totalmente privo di importanza, che nessuno conosceva, non fosse che per il fatto che in questo paesino c'era un pastore, sono terre tutte in cui si è diffuso soprattutto il protestantesimo, c'era un pastore che la domenica faceva dei discorsi, delle omelie, sempre molto interessante, molto coinvolgente, al punto che da tutte le parti della Germania venivano a sentire questa specie di predica del pastore di questo paese. Un giorno, una domenica, arrivò in questo posto un borghese molto ricco, attirato dalla predica di questo, non aveva sentito parlare, insomma, di questo predicatore, voleva sentirlo, ma arriva disgraziatamente troppo tardi e ormai la predica è finita. E allora, disperato, perché ha fatto un viaggio lungo e non è riuscito a sentire la predica, andava in giro a chiedere cosa potesse fare, se qualcuno potesse raccontargliela, no? Viene fuori, ma c'è il guardiano delle oche qui del paese, che è sempre presente alla predica e che ha una memoria pazzesca e una intelligenza incredibile, e quindi quando noi non ci ricordiamo qualcosa delle prediche, andiamo dal guardiano delle oche, sto ragazzotto che ci dice tutto. Allora questo signore dice: dove abita il guardiano delle oche? E si fa indicare la casa. Arriva lì da questo ragazzo che era impegnato con tutte le sue oche e gli chiede di raccontargli che cosa ha detto questa domenica il predicatore. E Fichte, che era lui appunto, racconta la predica in un modo perfetto, molto coinvolgente, senza saltare nessun passaggio, in modo molto accurato. Tanto che questo signore rimane volto da questa capacità cognitiva, intellettiva di questo ragazzo, e gli dice: tu sei veramente portato per gli studi, tu sei lì a fare il guardiano delle opere, non è possibile. E allora decide di pagargli lui, no? Gli studi, e questo ragazzo potrà quindi studiare e arrivare fino all'università. Grazie, sono cose che non succedono più, ma all'epoca succedevano, grazie ai soldi di questo signore. A cui quindi Fichte, insomma, deve tutto. Quando si laurea, sempre povero è, disoccupato è, e quindi non sa in che modo risolvere la questione. Viene a sapere Fichte che in Polonia, a centinaia e centinaia di chilometri di distanza, una nobile famiglia stava cercando un precettore per il proprio figlio, specie di insegnante privato, e allora Fichte decide di andare. Non ha nient'altro su cui contare e gioca il tutto per tutto andando fin là. E fa, siccome era poverissimo, povero in canna, non aveva neanche soldi per pagarsi, una carrozza, no, a cavallo, è chiaro che fa tutto a piedi. Ci mette diversi mesi ad arrivare a piedi fino in questa cittadina della Polonia in cui stavano selezionando il precettore, e quando arriva lui gli fanno l'esame e poi dicono: no, non ci interessa. E lui aveva fatto un mese di strada e dice: beh, insomma, sono qui vicino, solo a 2 settimane di cammino, vado da Kant, a circa un centinaio di chilometri. Quindi decide
decide di allungare un po' il percorso, pensate come era difficile la vita all'epoca, e di fare questa deviazione fino a Königsberg, dove Kant abitava. Arriva a casa di Kant, dopo tutto questo viaggio, bussa, scende il fedelissimo servitore, che gli dice no, sì, ma da sentire poi torna e dice no, ma il professore non ritiene di doverla accogliere e ricevere, quindi mi spiace, la prossima volta magari ti chiedo un appuntamento, ma lui tra l'altro sta cominciando anche, non stava più molto bene, caro. E quindi Fichte è fortunatissimo su tutta la linea, cioè nel senso che veramente un altro si sarebbe sparato, oppure ha detto vabbè basta, torna a fare guardiano di oche e finisce lì la mia situazione. No, Fichte dice, ah sì, allora si fa dare carta e penna, si mette in un angolo e compone un'opera apposta per sottoporla, già che c'è, all'attenzione di Kant, uno scritto che ha a che fare con la filosofia della religione. Scrive, butta giù le sue idee, appunto il 448 su questo foglio, e dice, può per cortesia farlo avere al professore? E questo servo un po', ormai un po' spazientito, dice, vabbè, stiamo dal professore, risale su, Kant dà una così rapida, no? Occhiata allo scritto e rimane colpito dal talento di questo ragazzo e dice fatelo salire perché questo ragazzo ha il talento. Commentano insieme lo scritto è molto vicino agli scritti di religione di Kant, quindi Kant è colpito anche dal fatto della sintonia, no? E questo ragazzo abbia comunque studiato bene la filosofia che lui ha scritto e di fatto decide di aiutarlo, aiutandolo appunto a pubblicare quest'opera, questa stessa opera che aveva improvvisato, chiaramente viene risistemata un po' meglio e poi si decide di farla pubblicare. Non si capisce bene, nessuno ha capito mai bene tra tutti i vari biografi di Kant il motivo per cui quest'opera però esca anonima. Quest'opera esce, ma esce anonima, quindi non si sa chi sia l'autore, ma siccome era da tempo che negli ambienti filosofici europei si aspettava, si attendeva uno scritto religioso, di materia di religione, di filosofia della religione di Kant, di colpo tutti lo scambiano per uno scritto di Kant, cosa che a Kant non farà gran piacere, anche perché comunque il suo era un modo per aiutare questo ragazzo, ma appunto, ripeto, non è chiaro il motivo per cui non sia stato messo il nome del giovane. A distanza di anni, poi chiaramente dopo questa avventura Fichte tornerà nelle sue parti, il fatto stesso di essere stato spinto da Kant lo porterà a cominciare a fare questo lavoro, a insegnare e a scrivere, e quando uscirà La dottrina della scienza, l'opera più importante di Fichte, Kant avrà occasione di leggerla e ne rimarrà talmente schifato, inorridito da come la filosofia stia ormai allontanandosi dalla sua impostazione, da un'impostazione molto scientifica, molto concreta, ma si stia trasformando alla fine del Settecento in una filosofia ormai quasi mistica, che non si basa più su nessuna prova effettiva, che parla di cose di cui non ci sono dati certi, eccetera, e quindi ripudierà assolutamente questo allievo, che però nel frattempo, questo seguace, che però nel frattempo ormai aveva preso in via, no? Il volo, e quindi era diventato un filosofo molto importante. E questo per dire questa incredibile storia della giovinezza e del modo con cui questo Johann Fichte riesce a prendere quota nell'ambiente filosofico e a diventare qualcuno grazie all'appoggio di un Kant che poi prenderà molto in fretta le distanze da lui.